Ora della storia! Sì! Venite, sedetevi qui! Ah, sì. Un giorno, la mamma di Cappuccetto Rosso preparò delle torte deliziose per la nonna, che era a letto ammalata. Porta questi alla nonna e tirala su di morale. Ricorda di rimanere sul sentiero e di non parlare con gli sconosciuti. Vai dritto lì. Sì, mamma. Cappuccetto va per la foresta, seguendo il sentiero come avrebbe dovuto. Quando arrivò un furbo lupo, aveva fame e pensava: queste torte saranno buonissime. Cappuccetto, Cappuccetto, fai quel che mamma ha detto. Non parlare con gli sconosciuti, stai sulla tua via. Cappuccetto, Cappuccetto, non sta aspettando a letto nel suo cottage nell'area dura tra gli alberi. Il lupo pensò a un piano per ingannarla. Così indicò alcuni fiori fuori dal sentiero. Vai a raccoglierli. Mentre lei li raccoglieva, lui decise di correre dalla nonna per aspettarla lì. Cappuccetto, Cappuccetto, c'è un problema davanti a te. Il lupo sta cercando di ingannarti. Cappuccetto, Cappuccetto, ha ingannato anche la nonna, e non è più lei che sta aspettando te. Cappuccetto Rosso, arrivo al cottage. Nonna! Bussò alla porta con allegria. Dentro! Aspettando lì nel letto, il lupo si schiarì la gola e disse: Cappuccetto, vieni da me! Nonna, oh nonna, che occhi grandi che hai! Per vederti meglio, mia cara, avvicinati! Nonna, oh nonna, che orecchie grandi che hai! Per sentirti meglio, mia cara, un po' più vicino! Nonna, oh nonna, che denti grandi che hai! Per mangiarti meglio, mia cara! Cappuccetto, Cappuccetto, il lupo saltò fuori dal letto, seguita solo per divertimento. Cappuccetto, Cappuccetto, il taglialegna si precipitò. Ehi, tu! Prendi la sua ascia e il lupo scappò via. Ora fuori! Per fortuna il boscaiolo stava lavorando nelle vicinanze. Ha recuperato la nonna dalla credenza e nonna! Poi tutti hanno bevuto una tazza di tè e una fetta di torta appena sfornata. Mmm, adorabile! Non parlerò mai più con gli sconosciuti, nonna! Quel vecchio lupo furbo non si fece più vedere e la nonna e Cappuccetto Rosso vissero felici e contente! Ora, chi desidera una torta appena sfornata? Sì! Sì, sì, mamma, sì, sì, mamma, sì! Mamma! 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 Bingo zoppica! Credo si sia fatto male alla zampa! Oh cielo! Diamo un'occhiata! Oh, è solo una piccola spina! Oh no! Povero Bingo! Povero Bingo! Se inciampi, scivoli o cadi, se sbatti e ti fai male, per una scheggia o un graffio, un morso, una puntura o una ferita. Se ci si fa male c'è una cosa da fare, anche solo se una piccola bua. C'è sempre una cosa di cui hai bisogno. È T-A-C. Cos'è T-A-C, mamma? È l'acronimo di Tenere Amorevoli Coccole.
che cos'è? Beh, può essere una carezza, un bacio, un abbraccio, un nido, una nuvola, una tana. Esatto. Una coccola, un abbraccio, un po' d'amore. Sì. Raggomitolarsi sul tappeto. Se ci si fa male c'è una cosa da fare, anche se è solo una piccola bua. Esatto. C'è sempre una cosa di cui hai bisogno. E ti ci è importante dire agli adulti se ci si fa male, perché possono decidere di cosa si ha bisogno per stare meglio. Sì. Oh, guarda, ho un dolore qui, e ne una piccolina. Una bua, un dolorino al pancino, per farla popò piccolino. Oh bimbo, chiama la mamma, vedrai, ti dirà cosa fare. Voglio un abbraccio grande, una strizzata. Voglio dei cerotti sulle ginocchia. Un po' di ghiaccio, sì, per favore. Ecco un sacchetto di piselli congelati. Se ti fai male c'è una cosa da fare, anche se è solo una piccola bua. C'è sempre una cosa di cui hai bisogno. E ti a ci. Che cos'è, ragazzi? E ti a ci. Esatto. Ti a ci. Sì, ti a ci. Io voglio un po' di ti a ci. Anch'io un po' di ti a ci. Sì, sì. Dai, facciamo tutti un po' di ti a ci. Hai visto questo? Fammi vedere. Se vuoi dei muffin deliziosi, vieni a cercare l'uomo dei muffin. Muffin? Io adoro i muffin. Anch'io, forza, andiamo a cercare l'uomo dei muffin. Conoscete l'uomo dei muffin, l'uomo dei muffin, l'uomo dei muffin. Conoscete l'uomo dei muffin che vive a Drury Lane. Beh, sì, conosco l'uomo dei muffin, l'uomo dei muffin, l'uomo dei muffin. Sì, conosco l'uomo dei muffin che vive a Drury Lane. Oh, sapete dov'è adesso? Prova laggiù! Andiamo! Conoscete l'uomo dei muffin, l'uomo dei muffin, l'uomo dei muffin. Conoscete l'uomo dei muffin che vive a Drury Lane. Sì, conosco l'uomo dei muffin, l'uomo dei muffin, l'uomo dei muffin. Sì, conosco l'uomo dei muffin, ma non so dove sia. Chiedeteglielo. Oh, grazie. Vieni, da questa parte. Wow. Conoscete l'uomo dei muffin, l'uomo dei muffin, l'uomo dei muffin. Conoscete l'uomo dei muffin che vive a Drury Lane. Beh, sì, conosco l'uomo dei muffin, l'uomo dei muffin, l'uomo dei muffin. Sì, conosco l'uomo dei muffin che vive a Drury Lane. Ma dove possiamo trovarlo adesso? Avete provato sotto l'albero? Oh, guarda, laggiù! Oh, sì! Conoscete l'uomo dei muffin, l'uomo dei muffin, l'uomo dei muffin. Conoscete l'uomo dei muffin che vive a Drury Lane. Sì, io sono l'uomo dei muffin, l'uomo dei muffin, l'uomo dei muffin. Oh, sì, io sono l'uomo dei muffin che vive a Drury Lane. Ti abbiamo trovato! Qualcuno vuole un muffin? Sì, per favore! Grazie! Appena sfornati! Grazie! Gnam gnam! Grazie! Muffin! Gnam gnam!
Nella vecchia fattoria, ia ia o, quante bestie a zio Tobia, ia ia o. C'è la mucca, mucca, mu, mu, mucca. Nella vecchia fattoria, ia ia o. Nella vecchia fattoria, ia ia o, quante bestie a zio Tobia, ia ia o. La gallina, lina, la gallina. Nella vecchia fattoria, ia ia o. Nella vecchia fattoria, ia ia o. Quante bestie a zio Tobia, ia ia o. C'è il maiale, iale, il maiale. Nella vecchia fattoria, ia ia o. Nella vecchia fattoria, ia ia o. Quante bestie a zio Tobia, ia ia o. C'è la papera, papera, pa, pa, papera. Nella vecchia fattoria, ia ia o. Nella vecchia fattoria, ia ia o. Quante bestie a zio Tobia, ia ia o. C'è la pecora, pecora, pe, pe, pecora. Nella vecchia fattoria, ia ia o. Sono in dieci nel letto e il più piccolo ha detto: rotoliamo, rotoliamo. Rotolando, rotolando, poi uno cadde giù. Ai! Sono in nove nel letto e il più piccolo ha detto: rotoliamo, rotoliamo. Rotolando, rotolando, poi uno cadde giù. Ai! Sono in otto nel letto e il più piccolo ha detto: rotoliamo, rotoliamo. Rotolando, rotolando, poi uno cadde giù. Ai! Sono in sette nel letto e il più piccolo ha detto: rotoliamo, rotoliamo. Rotolando, rotolando, poi uno cadde giù. Ai! Sono in sei nel letto e il più piccolo ha detto: rotoliamo, rotoliamo. Rotolando, rotolando, poi uno cadde giù. Ai! Sono in cinque nel letto e il più piccolo ha detto: rotoliamo, rotoliamo. Rotolando, rotolando, poi uno cadde giù. Ai! Sono in quattro nel letto e il più piccolo ha detto: rotoliamo, rotoliamo. Rotolando, rotolando, poi uno cadde giù. Ai! Sono in tre nel letto e il più piccolo ha detto: rotoliamo, rotoliamo. Rotolando, rotolando, poi uno cadde giù. Ai! Sono in due nel letto e il più piccolo ha detto: rotoliamo, rotoliamo. Rotolando, rotolando, poi uno cadde giù. Ai! Ce n'è uno nel letto, è il più piccolo e ha detto: buonanotte! Tornarono là.
tornarono là.